Benvenuti a Corviale, siamo sotto il muro e l'opera di JDL, fa parte del progetto di Street Art for Rights, un progetto ideato da Giuseppe Casa, nato nel 2014, di cui io curo i contenuti artistici. Street Art for Rights è nato appunto nel 2014 e abbiamo realizzato già oltre 30 opere sia a Roma, in varie periferie, che nel Lazio, Latina, Frosinone, Cassino. E lo scopo principale di Street Art for Rights è quello di parlare attraverso la street art, attraverso il linguaggio semplice e immediato della street art, di diritti umani. In questo caso, i diritti umani, di diritti umani parliamo anche di diritto, diciamo, dell'ambiente, quindi il rispetto per l'ambiente. Il murale di JDL è dedicato proprio all'ambiente. C'è questo Icaro contemporaneo, il titolo è Icarus, questo Icaro contemporaneo che è rappresentato da una donna che da una parte è intrisa, ha le ali intrise di petrolio e quindi cade come Icaro che si è avvicinato troppo al sole, e quindi così come la società, la nostra società stolta che non riesce a guardare davvero bene questo problema, questa tematica. Dall'altra parte la donna che invece è simbolo, invece di forza, poi rappresentata da una donna, la società è rappresentata proprio da un'altra donna, quindi la società che invece si riscatta, si rialza e mette in campo tutte le conoscenze migliori per dare un futuro possibile, perché non c'è un planet B. JDL è una giovanissima artista che viene dall'Olanda, lei abita ad Amsterdam, ormai conosciuta in tutto il mondo, il suo stile poi è riconoscibilissimo, a parte che lei ormai è diventata esperta di queste pareti enormi, di queste pareti giganti, ma soprattutto è riconoscibile anche per il suo segno distintivo e anche questo suo neorealismo, realismo. Che io chiamo anche realismo magico perché unisce sempre la vita quotidiana con degli inserimenti proprio che vengono dal mondo della fantasia, in questo caso della mitologia, quindi come Icaro. Ha fatto a Roma già un altro muro legato alle tematiche LGBT. Ha fatto un altro muro gigante anche a Taranto per un altro progetto. Adesso è stata invitata per realizzare un'opera sul muro di Gaza, insomma, che sarà una cosa per lei molto importante. Quindi noi siamo molto lieti di averla avuto tra i nostri ospiti.